Passa l'ultimo treno per l'Atletico Scauri che può in caso di vittoria stasera avvicinarsi ulteriormente alla vetta detenuta dalla Virtus Fondi che ieri ha pareggiato contro la Pontina Futsal. Dall'altra parte però il Città di Cisterna non vorrà fare sconti alla formazione tirrenica. Città di Cisterna contro l'Atletico Scauri dunque, ma vediamo com'è andata. L'Atletico Scauri ha una rosa ristretta ed è dunque costretto a iniziare nel migliore dei modi la partita per centellinare poi le energie. Prima occasione che capita sui piedi di Colacicco con Minnocci, molto bravo però sulla sua traiettoria, poi è Biseco che prova questo collo esterno sinistro con ancora una volta Minnocci, attento, il Cisterna però si affaccia nella metà campo avversaria, Tassinari colpisce un palo, poi però c'è molto Scauri in questi primi minuti di partita con Simeoni che ha provato e poi Colacicco, ma c'è stato ancora una volta un intervento provvidenziale da parte del portiere Minnocci che è stato davvero molto bravo in questa prima frazione, così come anche Saviano nella circostanza su tiro da parte di Isabella. Poi c'è il Cisterna che ci prova ancora una volta con questo destro da parte di Sofia che sibila vicino al palo, poi c'è questo gol che viene annullato proprio nel finale del primo tempo dal direttore di gara Dolcini di Roma 1, aveva infatti fischiato un secondo prima che Simeoni concludesse in rete tra le proteste da parte dei giocatori avversari che però poi esultano per questo gol, uscita kamikaze e dobbiamo dire questa volta da parte di Minnocci che spalanca un'autostrada a Biseco che realizza, splendida però l'imbeccata da parte di Stanziale che dunque porta in vantaggio la sua squadra grazie a questo splendido spunto. Poi il Cisterna ci prova con Dauria che riceve da Trobbiani, occasione che però viene sventata in qualche modo dall'Atletico Scauri, ci va ancora una volta vicino il gol il Cisterna con Trobbiani che trova Saviano ancora in traiettoria, poi c'è questa doppia chance prima con Trobbiani e poi ancora con Sofia, ma davvero sembra un muro, Saviano non capitola mai, riesce sempre in qualche modo a prenderla, poi c'è questa palla conquistata da parte di Simeoni che ci prova con Dauria che salva quasi sulla riga di porta, Simeoni però un minuto dopo conquista questo pallone, lo scaglia in fondo al sacco con questo splendido diagonale sotto l'incrocio, Minnocci è battuto e dunque Scauri che si porta sul doppio vantaggio. A questo punto la situazione per il Cisterna è disperata, ma nonostante tutto però ha la forza psicologica di crederci ancora, questo splendido gesto atletico e tecnico da parte di Sofia la riporta in careggiata 2-1 il risultato. Mancano ormai 5 minuti al suo bel da fare Dolcini di Roma 1 però a stemperare gli animi che sono ormai surriscaldati, espulsione da parte di Stredini che evidentemente al direttore di gara deve aver detto una parola di troppo, altrimenti risulterebbe inspiegabile questo provvedimento disciplinare. Ultime chance da parte del Cisterna, ci prova con questo destro Tassinari, ma Saviano è stato ancora una volta superlativo. Finisce dunque qui la partita con l'Atletico Scauri che espugna il campo del Cisterna e dunque si porta a questo punto a soli 4 punti dalla capolista Virtus Fondi.